Ecco la formazione Benetton. Patrese, Schumacher, Magnish, Belmondo e Montermini. Ma è calcio o Formula 1? Tutti mi chiedono come mai tanti piloti, sembra una squadra di calcio, invece stiamo lavorando su certi programmi, abbiamo bisogno di diversificare anche quei piloti. Patrese, Schumacher, piloti ufficiali, gli altri collaudatori d'eccezione, tutti sotto l'occhio ufficiale della Benetton Oliviero Toscani. E chi meglio di lui può fotografare la Formula 1 in tutto il suo fascino? Questo rapporto dell'uomo con la macchina, proprio ai box, queste corde di questi strumenti tirati al massimo, insomma, è molto, credo che in pochi altri sport ci sia questa tensione, questa tensione umana e nello stesso tempo meccanica, elettronica, dove tutto deve funzionare. È chiaro che un atleta salto in alto è lui il performer, mentre qui è tutto un team, è tutto un'equipe che deve funzionare in modo, è abbastanza incredibile vedere, mi impressiona molto sempre vedere questo. Filmata sulle acque una nuova Mondeo, Ford come il motore Benetton, ed una carrellata un po' movimentata sulla storia in Formula 1 di questo marchio italianissimo e colorato. D'altronde, dopo aver parlato con un genialoide dell'immagine come Toscani, c'è da aspettarsi proprio di tutto, anche un'intervista con un look un po' speciale. Noi siamo in una logica di essere cresciuti gradualmente. L'anno scorso abbiamo fatto il migliore anno della nostra esperienza in Formula 1 e adesso stiamo affrontando quest'anno il prossimo campionato e lo stesso abbiamo così fiducia. Dopo un 92 rampante, la Benetton ricomincia con determinazione e simpatia tutte italiche. Altro che Williams, parola di Patrese. La vita della squadra ha qualcosa di più fresco, di più gioviale, diciamo, si riesce a godersi la vita, a godere, diciamo, il momento stesso delle corse in maniera un po' più, non dico rilassata, ma nello stesso, non solo rilassata, proprio più umana. Quindi credo che questo sia il vantaggio di correre per questa squadra, ma sostanzialmente poi alla fine si riconduce tutto che bisogna vincere le corse, però se si può, e questo va un po' nel programma che si sta portando avanti e che senz'altro penso sia molto valido e molto ambizioso, e può darsi che ci permetta anche questo obiettivo. Tante novità, anche elettroniche, da custodire gelosamente, in attesa della nuova macchina che dovrebbe debuttare alla quarta gara. Sarà questa l'anti-Williams? La prima gara in Sudafrica abbiamo deciso ieri di presentarsi sia con le sospensioni attive, sia col cambio automatico, sia col traction control, per cui di roba ne abbiamo messa dentro. Abbiamo messo tanti fili e speriamo che funzionino tutti.